spostamenti e cose così, non solo l'esame in sé per sé. Dove Riccardo, grazie mille per il follow. Va bene, Riccardo. Ma cosa stai scrivendo? Riccardo, non mi ricordo. Scrivimi in privato immediatamente. Cos'è, un cake oppure una cosa vera? Az. Oh, adesso sono tutto pietrificato. Az. Allora sì, può essere vero, eh. È vero. Oh, finalmente, uno nuovo. Cioè, uno dei miei ex studenti, per davvero. Non mi ricordo assolutamente, però va bene. Allora, fammi abbassare un attimo il volume, allora che sistemo le cose per far entrare un momento cake della live. Il buon Riccardo. Sto per farti entrare, Riccardo. Non c'è bisogno che ti dica di tenere un linguaggio che non sia bannabile, fondamentalmente. E vediamo un po' se sei veramente un mio ex studente o se invece sei un troll. Vediamo un po'. Ho ansia. Non devi avere ansia. Quanti siamo? Ti stanno guardando solo poche decine di persone, tranquillo. Sto per spostarti, Riccardo. Sei molto attento. Hello? Pronto? Pronto? Mi senti pronto? Pronto? Sì, io ti sento. Tu mi senti? Ciao. Sì, sì. Ciao. Ciao. Come stai? Buongiorno. Buongiorno. Bene. Allora, contenuto oggi, incredibile. Che cosa ti ricordi di quel fantastico, di quella fantastico anno? Poco. Nel mio corso c'è uno che si chiama Jonathan, ma non so se è lui. No, non penso. Il divino Jonathan è perché è interista. Meno male che hai scoperto Twitch. Ma io in realtà uso Twitch da anni. Solo che l'ho vista... Scusa, cosa guardi? Una settimana se posso, fa, che dal cosa Maseo. Az. Abbiamo già capito. Tu mi hai visto dal Masseo? Come? Però sei Amazon Prime, non guardare il Masseo, che bestemmia! No, infatti non gliel'ho fatta ancora la sala. Bravo. Non l'ho fatta ancora nessuno. Bravo, fai molto bene, Az. E mi hai riconosciuto subito. Hai detto, ma quel signore ambiguo, lo conosco. Sì. No, non ha 50 anni, Riccardo, no. Porca miseria. Ne ho 21. Ecco. Meno male che ne hai 21 e non 22. E che cosa ti ricordi? No, sono curioso anch'io adesso, a parte il contenuto. Che non scriveva la lavagna. Appunto. Che non scriveva un cribbio. Voglio solo sapere che cosa guardi su Twitch. Ecco. Come ex studente. Allora. Come l'hai scoperto e che cosa guardi? Allora. Distortion per le speedrun, Liars, Lobos. Ah, ma quindi i canali americani Power, Lobos Baku, Junior. C'è, cioè, il canale americano Baku. Ok. Yotobi. Ok. Tutto. Ok. Però eviti i canali con i contenuti ambigui, tipo il Masseo, Viva la Fazza. Però li guardo ogni tanto, dai. Az. Ok. Per staccare la spina. Se guarda il Masseo ha già fallito come professore. Va bene, trombizio. Comunque, grazie mille per il tuo intervento. Da 1 a 10, che voto mi avresti dato come insegnante? E ci vediamo in giro, fondamentalmente. Grazie ancora. Vedremo in giro. Ciao, Riccardo. Va bene. Applausi, Riccardo, per Riccardo. Si dice così? Arrivederci, sì. Ciao. Arrivederci. Ciao. Scatush. Anche, molti dicono. Comunque, è la conferma, visto che c'erano pure persone che mi dicevano che ero una persona ambigua, perché mi lantavo di aver avuto effettivamente delle esperienze nell'ambito dell'insegnamento, almeno è la prova che sono stato effettivamente in delle scuole a insegnare. Incredibile, incredibile questa cosa qua. Il prof non è un bugiardo, mentitore, eccetera eccetera, personaggio ambiguo, disdicevole su questa piattaforma. Ha detto anche delle cose vere nella sua vita. È incredibile, è incredibile. Top veritiero. Grazie a fan del prof per l'euro. Dario, potresti salutare unico vero prof di Twitch Italia. Chi è To? Non lo prof? Il Tool? Tool. Ah, tool, bacio al prof. Lo conosco.